tenuto tra le due macchine, lo scozzese Matt Mitch su di una Lola tenta di superare l'arena dell'italiano Aspetti, lo tampone esce di pista, urta il muro di cinta, si spezza in due e i pezzi volano da tutte le parti, mentre un gruppo di persone là intorno fugge, ma alla parte posteriore della vettura c'entra un ufficiale di gara e per lui, malgrado un pronto intervento, non c'è più nulla da fare. C'è da dire poi che il pilota dopo questo volo, malgrado il forte shock, è rimasto praticamente illeso e che la gara iniziata sotto la pioggia si è conclusa nel sole.